Siete pronti? Qui abbiamo, siccome ci occupiamo tutti di biblioteca e comunicazione, abbiamo preparato ognuno una relazione di 7 ore, quindi avvertite a casa. Ci vediamo fra 3 giorni. Ci vediamo fra 3 giorni. Tappone in forno. Abbiamo deciso di rendervi più liete le vacanze natalizie impegnandovi ininterrottamente. Allora, io sono Paolo Fallai e Chiara Fagionani è la festeggiata, autrice di questo Conoscere gli utenti per comunicare la biblioteca, che voi tutti dovete comprare, perché qui si chiacchiera, ma i libri si comprano. I libri degli amici, come dico sempre, se ne comprano due, uno si tiene a casa e uno si regala. Poi abbiamo, lei è, come dicevo, assolutamente la protagonista di questa giornata, io sono il giullare di corte, però abbiamo due presenze culturalmente valide, sono Paolo Dubini dell'Università Bocconi alla mia sinistra e Giovanni Solimine, che tutti voi conoscete, alla mia destra. E quindi a me non resta che farvi un breve saluto. Sono stato molto contento di leggere il libro di Chiara, soprattutto perché si pone una quantità di domande che noi nel lavoro quotidiano ci poniamo spesso. Devo dire che il sottotitolo chiarisce moltissimo questo, il potere delle parole per misurare l'impatto. Come si possa misurare l'impatto di una biblioteca pubblica oggi è un problema veramente molto serio, perché attiene a quella che è la vocazione di una biblioteca pubblica, che non è più quella di qualche anno fa, che sta cambiando, che noi stiamo cercando quotidianamente di ridisegnare. Quindi questi contributi sono fondamentali per aiutarci a capire se il percorso che stiamo facendo è giusto, se molti gli errori che facciamo quotidianamente. Ma insomma è importante che il lavoro di Chiara e della biblioteconomia oggi, che sta riflettendo su se stessa, è assolutamente indispensabile per cercare di chiarirci molti, molti dubbi. Devo dire che, ecco, questo mi taccio per ora, poi dopo saranno affari vostri. Provo una seria invidia nei confronti dell'ottimismo che c'è dietro queste ricerche, perché ci vuole una voglia di disegnare il futuro importante, che invece noi, che siamo invece alle prese con la gestione quotidiana, certe volte rischiamo di perdere. Quindi il libro di Chiara è importante dal punto di vista culturale, e per quanto mi riguarda è stato un contributo importante anche dal punto di vista psicologico. Pensate come sto messo prima di Natale. Io mi permetto di fare quello che dirige il traffico e chiedo a Giovanni Solimine di dirci sentite parole. Grazie. Ma io vorrei dire qualcosa
sull'importanza che questo libro ha e può avere, dire proprio in questo momento della, in una situazione cioè non ottimale, diciamo che io forse essendo anagraficamente vicino più a Paolo Fallai che a Chiara Fagiolani, anche io sono forse meno ottimista di Chiara, e quindi condivido una serie di preoccupazioni. Però credo che appunto in questo momento lavori di questo tipo e proposte di metodo come quelle che questo libro avanza possono essere utili per capire se c'è uno spazio per le biblioteche, in che direzione questo spazio va cercato, come va costruito un diverso posizionamento delle biblioteche. E già che ci sono, dirò anche secondo me come questo non va fatto, con riferimento anche a un articolo che è apparso qualche giorno fa su un importante quotidiano nazionale. Siccome Paolo Fallai vi ha imposto di acquistare il libro, leggerete anche la prefazione che ho scritto, prefazione che si intitola Tronchi e rami della biblioteconomia italiana. Perché questo titolo? Perché io credo che non dobbiamo pensare, e infatti Chiara Fagiolani e le persone che con lei hanno lavorato a questo libro non lo pensano, non dobbiamo pensare che fino a ieri nessuno aveva capito niente e oggi siamo arrivati noi e sistemiamo il mondo e si comincia da zero tutte le volte. Tentazione nella quale invece mi pare che cadono altre persone a volte. Ma dobbiamo capire che l'avanzamento degli studi di biblioteconomia si colloca all'interno di un filone, appunto di un tronco, e siccome il tronco è un organismo vivente, poi ogni tanto spunta qualche ramo nuovo, oppure qualche ramo si secca, qualcun altro si rafforza, si robustisce, eccetera. In questo senso mi pare che forse possiamo anche riflettere un attimo sul termine che Ranganathan utilizzava, no, nella quinta legge della biblioteconomia, quando diceva che la biblioteca è un organismo growing. E growing è stato tradotto in vari modi, no? La biblioteca è un organismo vivente, un organismo in crescita, un organismo che si sviluppa, un organismo in divenire, tutte traduzioni sostanzialmente non sbagliate, nel senso che cercano di dare idea di una dimensione della crescita che non è soltanto